Vediamo ora un percorso d'apprendimento sul corpo umano, in particolare sul funzionamento dell'occhio. Questo percorso è adatto anche ai ragazzi di una scuola secondaria. Partiamo con un articolo di facile lettura preso da Focus Junior. Questo articolo, breve ma chiaro, presenta le varie parti dell'occhio e la loro funzione. Una volta letto l'articolo, i ragazzi dovranno rispondere alle domande di comprensione sul senso della vista. Le domande sono state preparate con Forms e integrate nella pagina del blocco appunti della classe. Per inserire un questionario fatto con form, andiamo sulla scheda Inserisci e a destra del nostro desktop troveremo il pulsante per inserire direttamente il questionario. Abbiamo anche predisposto, di fianco ad ogni attività, a sinistra, dei contrassegni. Si trovano sulla scheda Home alla voce contrassegni. Questi servono per scandire bene le tappe del lavoro e indicare agli alunni a quale attività andranno incontro. Qua, per esempio, abbiamo messo sito web da visitare, dove c'è invece il questionario a cui rispondere, abbiamo messo il contrassegno da fare, al quale i ragazzi potranno mettere la spunta una volta che hanno realizzato l'attività. Proseguiamo con un approfondimento, perché questo piano di lezioni abbiamo detto che è adatto ai più grandi. Abbiamo linkato un Le lezioni di oggi documentario sono anche ad adatto sull'occhio, strumento. Per il resto sono. nel quale è possibile anche scoprire alcune curiosità sugli occhi degli animali. Segue un secondo documentario sull'occhio umano, sempre presi dalle attività di Piero Angela. Arriva poi il momento di divertirsi intanto che si impara. Andiamo alla pagina dell'occhio in realtà aumentata. Basterà scaricare sul tablet o sullo smartphone l'app Human Eye Augmented Reality. Possono vedere il funzionamento dell'app in questo breve tutorial. Non dovranno far altro che inquadrare l'immagine che vedete qui sotto con l'app scaricata nel loro device e potranno vedere l'occhio umano in realtà aumentata. L'attività è sicuramente molto coinvolgente. Abbiamo previsto di dare la possibilità ai ragazzi di scaricare questa immagine anche in versione PDF e poterla stampare per un semplice motivo. In questo modo potranno lavorare sul loro device e lasciare libero il computer per qualche altro membro della famiglia. In questo percorso non poteva mancare Minecraft. In Minecraft Education Edition è presente un mondo sull'occhio umano. Proviamo a vedere cosa ci aspetta una volta entrati in Minecraft Education Edition. Andiamo su Visualizza Biblioteca, su Biomi e Mondi, su Mondi in Evidenza e qua possiamo trovare l'occhio umano. Proviamo a caricarlo.
crea mondo. Attendiamo che si carichi tutto. Ogni parte dell'occhio ha dei cartelli con le spiegazioni. Queste spiegazioni sono tutte in inglese, quindi lavorare nel mondo dell'occhio umano in Minecraft permette di fare attività CLIL di scienze. Possiamo entrare all'interno dell'occhio. E anche qua andare a studiare tutte le parti dell'occhio per vedere come funziona questo raggio di luce che entra. Attualmente Minecraft Education Edition è stato reso disponibile per tutti gli studenti e gli insegnanti che utilizzano Office 365 Edu fino a giugno 2020. Per poterlo scaricare è possibile seguire la procedura guidata nello SWAY che abbiamo allegato.